E la prima palla è per l'Aknor con Danilovic, che ha ricevuto involontariamente da Toni Kukoč e va dunque a depositare a canestro i primi due punti per l'Aknor Bologna. Sasha Danilovic, Italia, sconfitta in finale proprio da Treviso, ma ha dominato la stagione del campionato. Va ancora a segno Danilovic, e questo grande inizio di Sasha Danilovic è già una novità, perché nelle partite penetrazioni si libera un tiratore e che non sbaglia mai, mentre invece funziona molto bene la difesa Knorr, e difesa funziona molto bene ad esempio quando la palla va a Rusconi, che viene sistematicamente raddoppiata dai due lunghi avversari. E Bologna è tornata al massimo margine di vantaggio della partita, più 15, 20, 17, Moretti per Danilovic, a segno Danilovic, implacabile oggi, 5 su 5 il tiro per lui, 13 gioca la possibilità di tornare in A1, domani è un giorno importante anche per il Bologna Calcio. Danilovic a segno, 51-25, Danilovic detto con l'arrivo di Moretti, la conferma di Morandotti, l'ingaggio di Danilovic, ma chiaramente le rivali come Treviso in prima fila, ma anche altre, erano dietro di lui. Cerca lo spazio Danilovic, riesce a liberarsi dalla guardia di Stefano Rusconi e va a realizzare Sasha Danilovic. Cintovic, Morandotti servito in velocità, va a schiacciare a canestro Ricky Morandotti, grande azione di Morandotti, puntuale replay del regista saraceno, bellissima questa, con 2 minuti nel secondo tempo. Bill Wennington a Danilovic, è in entrata Danilovic è a segno, la difesa di Treviso non è, però lo rifarà oggi dunque Bologna contro la Benetton negli ultimi a Treviso. Oggi tornerà a Bologna dopo 9 anni, la Knorr si avvia a vincere il suo 11° stagione in questa serie finale. Esce Danilovic prendendosi le ovazioni del pubblico, per lui 26 punti, 10 su 13 il tiro.